Minamoche. Ha visto mio padre? No, il signor direttore non si è ancora visto stamani. Mi presta il suo inchiostro rosso, per piacere? Col più grande piacere. Ne ho comprato una bottiglietta proprio stamani e la stapperò apposta per lei. Molto cortese. C'è da correggere dei compiti. Sì, sì, che noia. Ah sì, che strano. Io invece ho sempre provato una simpatia naturale per la correzione dei compiti, al punto che mi sono sorpreso a correggere di nascosto l'ortografia dei cartelli nei tram. Sì, o di quei volantini che ti mettono in mano all'angolo della strada. È ottimo. Ecco, e tenga pure la bottiglietta per tutto il tempo che le servirà. Grazie, professore. Ai suoi ordini, signorina. Ai miei ordini? È una frase banale, ma la pronuncio molto bene. La dico meglio che posso. E molto sinceramente. Davvero? Allora perché non viene più nella mia aula a correggere i compiti degli allievi, eh? Da un po' di tempo non si offre più. Non mi offro più? Cosa fai? Come non mi offro più? No, di aiutarmi. Ma perché se avessi sollecitato questo favore lei me l'avrebbe concesso? Non lo so, dico soltanto che non l'ha sollecitato. In ogni modo grazie, professore. Signorina, la prego, la prego. Ho molto da fare. Voglio dire, mia cara collega, no, la prego, non mi lasci su un malinteso così totale. Ma quale malinteso? Perché è esatto dire che da oltre una settimana non le ho più offerto la mia collaborazione, ma se l'ho fatto è stato solo per discrezione. Sì, avevo paura di va bene, con l'apostrofe, di abusare. Abusare di che? Della sua compiacenza. E adesso mi faccia il regalo di affidarmi i suoi compiti. Voglio dire, i compiti dei suoi allievi, la prego. No. Non voglio imporle questa fatica. Ma non chiami una fatica quella che per me è una gioia. Io glielo dico. Signorina Ernestina. Eh? Io glielo devo dire, sa? Quando sono solo la sera nella mia cameretta, curvo sui compiti che lei ha dettato, che lei ha ideati, su quei deliziosi trabocchetti ortografici di natura così squisitamente femminile. Mi pare che lei sia lì con me. Professore, la prego. Chiedo scusa, non si sarà offesa, no? Oh, va bene. Cederò ancora una volta. Oh, grazie. 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 Oh. Il suo potere di persuasione è quasi diabolico. Ce ne sono più? No. Mi occorrono per domattina. Li avrà. Sto passo. Non metto troppo in alto l'immagine. Se un tema andasse sotto gli occhi di mio padre, riconoscerebbe la calligrafia. E si arrabbierebbe molto. Ah, sì? Provo un certo non so che quando penso che facciamo qualcosa di proibito. Professore, abbiamo un segreto. La prego. Una cosa deliziosa, avere un segreto, una complicità. Oh, va bene, arrivederci. Arrivederci. E non una parola, eh? Non una parola. E adesso torniamo a tua cugina, eh? A Laura? Sì, ma con l'apostrofo però. Buongiorno. Ah, buongiorno Tamisi. È il tuo musicista, l'hai pescato poi. Quale musicista? Quell'uno che fa marciare la scatoletta armonica durante la lezione. Ma che? È più furbo di me, continua. Senti, Topaz, io ci ho pensato e ti do un'idea per coglierlo sul fatto. Appena senti la chetta, resta impassibile. Continua la lezione, lascia che si entusiasmi da solo e a poco ti avvicini alla fonte del rumore rinculando, e quando sei sicuro ti volti di scatto e lo cogli sul fatto. Ti garantisco che trovi lo strumento, sicuro quanto che io mi chiamo Tamiz. Il piano mi sembra ingegnoso. Non ho che un'obiezione, ed è che la manovra comporta una finta, una specie di commedia preventiva, il che forse non è del tutto leale. E perché il musicista che ti esaspera da 15 giorni è leale? Sì, ma è un ragazzo. Buongiorno. Signorina. Buongiorno, professor Topaz. Buongiorno. Può prestarmi un appamondo? Col più grande piacere, signorina. Fa lezione di geografia stamane? Sì, ripartizione dei continenti e dei mari. Ecco, signorina. Grazie, professore. Prego, Ernestina.
Mi pare che andiamo bene. E non sai ancora tutto? È la seconda volta stamattina che vieni a cercarmi? Davvero? Sì, e mi ha rimproverato la mia freddezza. Ma si pensa un po' la mia freddezza. Per Marco. Beh, non è che abbia proprio detto freddezza, ma me l'ha fatto capire con tutto il suo pudore di signorina. E sono riuscito ancora una volta a farmi affidare i suoi compiti. Accettato? No. Sì, sì. L'hai confessato? Sì. No. No? No, ho spinto le cose molto avanti, ma senza arrivare fino al punto. Ma allora, no, amico mio, no, se fa... Mi pensa che si tratta della mano di Ernestina Mersch. Ah, sì, è vero, è un colpo grosso. Chi sei? Peter Vergnoli. Lo sapevo, vai. Hai mirato alto. Sì, l'acqua! Molti lo diranno, l'ho mirato in alto. Diranno che hai approfittato del tuo fisico per impossessarti del collegio Mersch. Ah, sì. Per questo bisogna essere ambiziosi, eh? Quando l'occasione si presenta, giocare grosso. Come giocare grosso? Cosa? Preparare il terreno con sguardi significativi, occhi semichiusi, sguardo filtrato. Sì, ma suo padre poi... Col padre questa manovra non è applicabile. Lo credo. È un uomo acuto, geniale. Ah, sì. Uomo autoritario, ma di prim'ordine. Basterebbe quest'idea di fare qui un collegio. Con 4 soldi ha rilevato questo vecchio carcere in disuso ed ecco fatto il collegio Mersch. Collegio Mersch. Certo che un rifiuto da parte sua mi sarebbe... così penoso. Vuoi che faccia un sondaggio? Non osavo chiedertelo, Tony. Basta farmi alla prima occasione, sì, ci penso io. Con discrezione. Tu mi conosci, aborderò l'argomento in punta di piedi. Ecco, mi raccomando. Ecco. Il momento mi sembra favorevole, perché proprio per stamane gli ho annunciato l'arrivo di un allievo, e di che allievo, un soggetto d'eccezione. Vai. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno, Tamir. Topà, due parole. A sua disposizione, signor direttore. Questo è l'incartamento che lei ci aveva fornito per le sue palme accademiche. Le comunico che non le sono state concesse. Non mi sono? No. Forse per il prossimo anno? Forse. Cosa fai? Copi? Vai a giocare, bambino. E cos'è sto mammifero? È una puzzola, la mia puzzola, l'ho portata da casa, mi serve per... Bene, non divaghiamo. Puzzola con uccello. Allora, il ragazzo che lei vorrebbe far entrare nell'istituto è un soggetto d'eccezione? Oh, sono sicuro di sì. Ha un'intelligenza agile, dimostra una certa attitudine a cogliere le sfumature. Bene, famiglia? Abbastanza di prim'ordine. Il ragazzo abita presso una zia molto giovane, molto bella, una signorina di mondo, del gran mondo. Bene, nome? Courtois. Il ragazzo si chiama Gastone Courtois. Seguirà i corsi supplementari? Ah, sono sicuro di sì. Scherma plastica, canto corale? Suppongo. Danza, disegno, esperanto? Beh, 200 franchi. La signorina zia del signorino Gastone è una donna molto ricca, io credo che... Le ha detto che è necessario aggiungere alla retta alcuni supplementi? Quali? Fornitura penne e carta 6 franchi. Autorizzazione a bere al rubinetto dell'acqua potabile 5 franchi. 30 franchi di diritto fisso per deterioramento quotidiano dei materiali. 5 franchi di assicurazione contro incendio, pennini negli occhi, scarlattina, orecchioni, eccetera. Crede che queste condizioni verranno accettate? Suppongo di sì. E allora si tratta di un soggetto d'eccezione. Bene, lo faccia venire oggi stesso, visto che lei ha commesso l'imprudenza di compromettersi. Grazie. Calma, Cordier, cosa crede di essere in piazza? Eh? Avanti, tutti a posto. Allievo Jusserand. Anche oggi lei si è dimenticato di togliere il foglietto dal calendario e io le tolgo la mansione. Blondet, questa settimana lei si è comportato bene, come premio le affido il calendario e la giorni, su presto. Coraggio. Ecco, bravo, così presto, su. Mattina, alle 8:30, alle 9:30, composizione di morale. Kergesek, non ho bisogno di voltarmi per vedere che è lei che mette zizzania, eh? Aia. Bon. 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 Sì.
nascondersi. Vada fuori. Dov'è Kergesek? È assente da 3 giorni. È assente? Vabbè, è assente. Non c'è niente da ridere. All'uno assente, all'uno ripetente. Per prepararvi alla lezione di morale che avrà luogo domani, mercoledì, faremo oggi una specie di revisione orale generale. Prima di cominciare la lezione, però, vorrei dire a uno di voi, a colui che disturba da qualche giorno le lezioni con una musichina inopportuna e incongrua, vorrei dirgli di non ripetere oggi il suo scherzetto, che del resto l'ho già perdonato. Mi appello al suo senso morale. Va bene, ho capito. Continuiamo. Vi prevengo subito che il tema che dovrete trattare domani non sarà un tema limitato. Sarà un tema sul bene e sul male, sul vizio e sulla vita, un tema sulle leggi morali. E prendiamo degli esempi dalla vita quotidiana e sentiamo Trosh Bobin. Per riuscire nella vita, cioè per esercitare un'attività che corrisponda ai suoi meriti, che cosa occorre fare? Occorre fare attenzione. E occorre anche fare attenzione, ma a che cosa? Alle correnti d'aria. Quello che lei ha detto non è del tutto assurdo, ripete certo un consiglio della sua signora mamma, però non ha toccato il fondo della questione. È vero, ragazzi, per riuscire nella vita occorre essere... No, lasciate che risponda l'interrogato. L'ultima volta lei ha preso uno zero, basta niente per migliorare. Su, occorre essere... Raccomandati! Zero! Occorre essere retti! Retti! Bravo, spiritoso. Uno, perché almeno si è avvicinato al vocabolo. Ammettiamo, come ipotesi straordinaria, che un uomo non retto, disonesto, sia riuscito ad arricchire. Egli abita in un magnifico palazzo, veste lussuosamente, ha servitori ai suoi comandi, ha una cuoca, uno chauffeur per la sua macchina, ma avrà quest'uomo molti amici? Fordier? Sì, avrà tantissimi amici. E perché dovrebbe avere tantissimi amici? Per salire sulla sua automobile. No, non avrà tantissimi amici, perché quelli che l'hanno conosciuto prima sanno che la sua proprietà non è legittima e quindi lo fuggiranno come un appestato. E allora, che farà egli? Pital Vergnol? Cambierà casa e si iscriverà ad un altro partito politico. E anche se fosse, egli in poco tempo sarà de... Sarà tu? Deputato! No, Pital Vergnol, egli sarà disperato! Egli sarà disperato, perché qualunque cosa gli faccia, ovunque gli vada, gli mancherà sempre l'approvazione della propria della propria cognata! Pital Vergnol, vero, come al solito, Siena! Della propria cognata, della propria coscienza! Della propria coscienza! Allora, tormentato notte e giorno, pallido, magro, estenuato dall'assillo di ritrovare la propria pace e la propria gioia, egli distribuirà tutte le sue ricchezze ai poveri, perché avrà capito che... Il denaro non fa la felicità! Che? Una reputazione fa di un milione! Benissimo, e che? La farina del diavolo va sempre in crusca! Ella ha perfettamente ragione, signor direttore. Ella non solo è il padrone e il capo di questo istituto, ma neanche certamente la più alta autorità morale. Ma crede. Per questo io le volevo sottoporre un problema che non ha alcuna attinenza con la vita dell'istituto. Io ho un amico, giovane, di fisico attraente e che mi sembra abbia un certo avvenire. E allora? È innamorato. Oh.
vorrebbe sposarsi, ma c'è una difficoltà. Il mio amico è sottotenente e il padre della signorina è il generale. Ora, il problema che volevo sottoporle è questo. Se questo mio amico tentasse un passo presso il generale, come sarebbe accolto? Una cosa da vedere. Questo amico è persona onesta? Ne rispondo personalmente. E il generale è persona di cuore? Ha un'anima da generale. E allora il suo amico faccia la sua richiesta, sarà accolto a braccia aperte. Almeno credo. Signora baronessa, quale onore, eccellenza. Vorrei parlarle. E si chiama Pacifico anche se è molto tempestoso. Vediamo ora invece quale sarà la sorte dell'uomo onesto. Prego, signora baronessa. Signor Topaz, la baronessa Pitard Vergnol desidera conferire con lei. A sua disposizione, signor direttore, ma sarebbe forse preferibile nell'interesse degli allievi che... L'interesse degli allievi non ne soffrirà. Ragazzi, a giocare, via. Agenore Pitard Vergnol, bimbo delizioso. Sono venuta a chiederle, professore, come va il mio Gégé. Sarò lietissimo di informarla, signora baronessa, ma sarebbe forse preferibile che Gégé non assistesse al colloquio. Ah, eccellente principio. Va a raggiungere i tuoi compagni. Vai, Gégé. Ragazzo simpatico, solide basi educative. Agenore, lei è molto affezionato, professore. È stato proprio lui che ha preteso che venga a chiederle delle lezioni supplementari. Che lei venisse, imperfetto. Il che torna a sua lode, perfetto. Lo ha desiderato, come si può desiderare un dolce o un giocattolo. Molto bello tutto ciò, certo. No? sono venuta a chiederle, professore, di volergli dare ogni settimana quante ore in più crede opportuno e al prezzo che crede. Oh, molto importante. Come? Quando si ha la fortuna di incontrare un insegnante di questo valore, il meglio che si possa fare è di rimettersi interamente a lui. Venga domani a casa per gli accordi particolari. Sono confuso, signora, grazie. Sì? Mi permetto ora di metterla a parte di un mio piccolo problema privato. Oh, un'inezia che sarà prontamente rettificata. Sì? Ho avuto la pagella trimestrale di mio figlio e non ho osato mostrarla a suo padre. No. Ho già detto alla signora baronessa che sicuramente deve esserci un errore da parte del segretario che ricopre i voti. Segretario? Ma io redigo le pagelle personalmente, questi sono proprio i voti che ho assegnato io all'alunno, c'è anche la mia calligrafia. Francese zero, sì. Calcolo zero, storia 2, morale 0. Controlli bene, signor Topaz, con tutta la sua perspicacia. Volentieri, ma sarà una cosa presto fatta, perché questa è la mia... La signora baronessa avrà presto occasione di vedere il signor provveditore agli studi? Mercoledì sera, ogni mercoledì pranzo in casa nostra. Ah, so che ha molta stima per il nostro Topaz. Tuttavia quest'anno ha esitato a conferirgli le palme accademiche. Oh, ma il professor Topaz avrà il nastrino alla prima occasione. È promesso. Sarà veramente una grande gioia per me, signora baronessa. E allora? Trovato l'errore? No, nessun errore. Il suo voto migliore è un 2. Ha avuto uno 0 anche ieri in matematica, uno proprio stamane in morale. Pitard Vergnol è il 12° della classe solo perché ci sono 12 allievi. Sarebbe sempre e comunque l'ultimo, in ogni caso. E perché mio figlio è l'ultimo? Già, perché lui? Perché ha avuto più zeri degli altri. Perché ha avuto più zeri degli altri. E perché ha avuto questi zeri? Perché ha avuto questi zeri? Perché non capisce niente. Perché non capisce... Anche ieri del problema non ha capito niente. Non ha capito niente. Non capisce. Problema di non capisce. E perché non ha capito il problema? Ma come spiego? Non è possibile ammettere che un Pitard Vergnol sia ultimo. Un fatto proprio inesplicabile. Ma vede, signora baronessa, il ragazzo è in fase di pieno sviluppo. Giustissimo. E fisicamente oscilla fra due stati nettamente... caratteristici. Sì. Talvolta ride, chiacchiera, ride stupidamente, fa suonare i soldi in tasca e getta, con rispetto parlando, bombette puzzolenti, e questa è la fase migliore, quella che io chiamerei la fase attiva. L'altra fase, la peggiore, è altrettanto netta. Entra in una specie di ebetudine. Mi guarda fisso in quei momenti e sembra che mi ascolti con grande attenzione, sembra, ma quantunque abbia gli occhi aperti, dorme. Dorme. Dorme? Se lo interrogo casca giù dal banco e lo... Ma via, lei sogna! Ma no, signora baronessa, no, lo guardi, ha una,
Ah, una cera terre allo... Andate a giocare, bambini. Una cera terre allo sguardo incerto. Forse alle vegetazioni adenoide, o forse, capita spesso nelle famiglie d'antica nobiltà, ove matrimoni tra consanguini o comunque parenti, ecco, forse un'eredità perniciosa, o forse germi latenti, o forse tutte e due, adenoidi ed eredità perniciosa. Creda a me, signore, il ragazzo non ha bisogno di lezioni, ma di esami medici. Io ho visto molti imbecilli, ma non credevo che potessero esisterne di così impudenti. Come dice, signore? Un miserabile rognoso che si permette di giudicare i pitar vergnoli. Lei giudica i pitar vergnoli? Un morto di fame che crede di scroccare delle ripetizioni private e che vorrebbe anche le palme accademiche. Ma io parlavo in piena sincerità, se non volevo offendere. Se questo calunniatore di professione rimane in questo istituto, io ritiro i miei tre figli all'istante. In quanto a questa fagella ipocrita, ecco quello che ne faccio. Signora baronessa, mi voglio ascoltare. Che equivoco, che spiacevole equivoco. Topà! Sì, signor direttore. Ancora qui, lei. Vada a chiederle scusa! Sì, ma non avevo l'intenzione di offenderla. Corra! E ottenga il suo perdono, sì. Altrimenti la sua carriera qui. Corro, signor direttore. Signora baronessa. Signor direttore, è proprio il momento per riprendere il discorso interrotto prima, se permette. Quale? Quello del generale, del mio amico sottotenente e della figlia del generale. E cioè? Volevo dirle che il generale è lei e il sottotenente Topaz. Che devo dire a Topaz? Niente. Lei adesso ha un'altra cosa urgente da fare. Andare a vedere un'incisione in legno. E più esattamente nel terzo banco a sinistra della sua aula. Ci troverà il mio nome, un segno di uguale e la parola porco. Vada! Porco. La parola porco. Correggere i compiti di classe? Certo. E perché? Perché è un lavoro noioso. E se trovo un imbecille che corregge i miei temi, non vedo di cosa può incolparmi. Io non ti rimprovero che tu faccia fare il tuo lavoro agli altri. Anzi, come principio in sé non è affatto condannabile. Ma vorrei sapere perché quell'idiota si è messo in testa che tu l'hai. Ha deciso di chiedermi la tua mano. La verità, cosa c'è tra voi? Ma niente. Lo faccio correre. E lui mi fa gli occhi da pesce morto. No, dovevo dire. Nessuno di voi ha visto il mio figlio. No, 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 signore! Lei, signor direttore, quella signora si è rifiutata di ascoltare. Topaz, le ha passato tutti i limiti. Lei si è rifiutato villanamente di riconoscere un errore manifesto. Non è vero. E per colmo aggiunge alla balordaggine la malafede più scandalosa. Lei è un immorale. Io immorale? Qui, in classe. Lei ha tentato di disonorare mia figlia sotto gli occhi dei bambini. Chiedo testa. Passi alla cassa. Da stamana alle 10 lei non fa più parte dell'istituto. Ma signor direttore, non... Via da qui, dall'aula di mia figlia. Passi alla cassa. Ma io volevo solo salutare gli allievi, ma senza occhiali non troverò nella cassa. E gli allievi, no? Per te. 10 per te. Bravo per te. Io ho messo alla porta. Vieni, mostruoso. Io immorale. C'è un equivoco. È la giornata dei malintesi. È la giornata dei malintesi. Mi darai 150.000 franchi, Paolo, se ci tieni a tornare in questa casa. 100.000, tesoro, mi pare un bel regalo, no? Non voglio regali. Io reclamo la mia parte. Certo, i tuoi consigli sono sempre preziosi.
Però se il sindaco ha votato per me l'appalto della nettezza urbana, è solo perché io ho votato per lui l'affare dei cessi della metropolitana che gli renderà un patrimonio. Questi sono dettagli volgari che non mi interessano. Mi occorrono 150 biglietti da 1000 prima del 15. Senti, cocca, in questo l'affare momento... L'affare delle spazzatrici renderà quasi 1 milione. Lordo! Ma è un affare costoso. Oltre alle solite bustarelle bisognerà tirar fuori 80 biglietti da 1000, lo capisci? 80 biglietti da 1000 per il segretario del sindacato Spazzini. Ma come? Gli Spazzini saranno felici di avere le automobili. Sì, quelli che ci staranno sopra. Ma quelli che verranno licenziati. Perché? La motorizzazione della nettezza urbana comporta automaticamente il licenziamento di molte centinaia di dipendenti. È proprio insistendo su questa economia che sono riuscito a far approvare il progetto dal Consiglio Municipale. Il sindacato farà del chiasso se non compro il segretario. Poi c'è la stampa, c'è mia moglie, che c'è... Che c'entra tua moglie? Beh, vuole un visone o un ispano. Cabriolet come la mia? Beh, sì. Caro, non pensavo che tu fossi così volgare da raccontare le tue truffe a tua moglie. Ma io non le racconto niente. È lei che legge tutti i mesi le deliberazioni del Consiglio Comunale. Quando vede che ho fatto approvare un credito, vuole la sua parte. Comunque, quando si regala un bisone alla moglie, non si rifiutano 150.000 franchi all'amante. Ah, ma è una cattiveria, Susi! Insomma, sì o no? Va bene, sì. Ah, De Berville. Un momento, Gerard. Che viene a fare? Sarà per le autospazzatrici, no? Ma come? L'aggiudicazione si chiude domani? Sì, vabbè, ma è già tutto sistemato. Non ha ancora firmato solo perché da 15 giorni ha il braccio al collo. Il braccio al collo? Sì, un incidente di macchina. Non mi piace. Diffida. E di cosa, poi? Buongiorno. Buongiorno, cara signora. Buongiorno, caro amico. Allora, guarito? Sì, quasi. Meglio così. Mm. Può firmare? Lo spero. Ha con sé i documenti per il deposito della cauzione? Sì, sì, tutto, tutto. Bene, allora vogliamo passare in ufficio? È al piano di sopra. Ah, i nuovi uffici sono pronti. Sì, abbiamo anche un'altra uscita sul corso. Ci siamo messi in grande. Perbacco, l'utile e il dilettevole. Signora. Caffone. Signora, c'è il professor Topaz che desidera di essere ricevuto da lei prima di dare la lezione al signor Gastone. Va bene, faccia passare. Cosa posso esserle utile? Ieri, dopo la lezione, la signorina mi ha chiesto se le fosse possibile dare al signorino Gastone 2 ore di lezione al giorno invece di una. Ma lei mi disse che non poteva. Ecco, potrei. Potrei invece, sempre se la signorina è disposta a mantenere questa offerta. Oh, impossibile, purtroppo. C'è stata una novità. Il padre di Gastone ha deciso di riportarsi il ragazzo a Mestiglia. Partirà domani. Ecco, benissimo. Benissimo, benissimo. Mi dispiace, caro professore. All'aria contrariata. Ha più tempo libero, allora? Come mai? Il signor Muscio ha ridotto il suo orario? Sì, sì, l'ha proprio ridotto, anzi, l'ha ridotto del tutto. E la paga per non far niente? Non mi paga proprio. Mi ha messo alla porta. Oh, è spiacevole. E perché? Una serie di incresciosi equivoci. Oh. E cosa conta di fare ora? Vedrò di dare delle lezioni private. La signorina ritiene utile che io vada a dare l'ultima lezione al signorino Gastone. Oh, ma certo, professore. Il ragazzo l'aspetta. Vedrò di fargli un dettato di congedo. Benissimo. Vado. Di là. Ah.
tardi. E non dimentichi di ripassare da me più tardi. Gli onorari. Arrivederci, Topaz. E coraggio. Ah, era questa la lussazione, una manovra, un ricatto odioso del mio amico mio, lo capisco. Vuole 100.000 franchi. Come 100.000 franchi? Tiene 100.000 franchi. Il signore me ne offre 25. Beh, 25 non è molto, ma... Beh, allora, amico mio, il pazzo si ritira, signore. Ma no, no, andiamo, signori. Non lasciatevi trascinare dal cattivo umore. Non è chic. Paolo ci prepara i cocktail. Ecco Paolo, agiti. Venga, venga a sedersi accanto a me, De Berville. Venga. Che succede, Ruggero? Alti prezzi? Nell'affare di termosifoni delle scuole ha avuto il 5%, mi pare. Sì, e sono stato un babbeo, se permette. Un babbeo che ha incassato 40.000 franchi! E lei 850.000, confronti! Ma santo cielo, il consigliere comunale chi è? Io o lei? Questo è un altro argomento. Ma niente affatto, il consiglio comunale ha votato l'installazione solo perché l'ho proposta io. Eh già, ma la firma era la mia lì nella relazione. Ma se non sapeva neanche che cos'erano, lei! Ha scritto 5 volte gladiatori invece di radiatori! Questo non ha nessuna importanza, Paolo! Se mai si tratta di ammettere da parte sua Ruggero che lei si limita a prestare la sua firma. Ma è un avallo fondamentale. Ma pensiamo un po' al nome che porto, Ruggero de Berville. Una reputazione di onestà indiscutibile. E l'onestà si paga, se permettete. Perché è rara, specie in affari poco puliti. Ho conosciuto persone di un'onestà assoluta contentarsi di bustarelle del 4%. Gente senza treno di vita. Il suo treno l'ho messo in moto io, De Berville. Ma lo dice lei, lo dice. Come lo dico io? Lo studio l'ha aperto dopo l'affare della pavimentazione degli ospedali. La macchina se l'è fatta dopo l'installazione della luce nei mattatoi. La casa signori, se l'è fatta dopo il... Sono le 5. Prendere o lasciare. 100.000 e io firmo. Mai! Preferisco far annullare il credito stanziato. La città farà meno delle auto spazzatrici unicamente perché questo giovanotto è un cattivo cittadino. Non signore, si è così, sì, non lo ripeto, un cattivo cittadino. Non posso è un cattivo tollerare cittadino. Questo tono. Permetta che mi ritiri, signora. Ma no, Ruggero, ma no, dove va? Venga qui, andiamo, su. Ma guardiamo anche la finalità politica del provvedimento. Nel XX secolo non possiamo permettere che un uomo, un cittadino, un elettore, si degradi in maniera umiliante quando invece la meccanica, vero, ci permette di liberarlo da tutta una vuole serie di... Vuole ripeterlo tutto il discorso che ha fatto il Consiglio Municipale? Signora? De Berville, io sono un rappresentante del popolo. Se lei non rispetta la mia persona, ma rispetti almeno le mie funzioni. Signora? Ma no, Ruggero, aspetti, il cocktail! Ma basta, ma che vada fuori dai piedi, buffone! Renac, in casa sua si va fuori dai piedi. Nella mia si prende congedo. Signora? Certo, se ti metti a fare l'offeso, meglio rinunciare agli affari. Ricattatore. Perché non l'avevi capito il trucco del bacio al collo, eh? No, non l'avevo capito. Sono troppo onesto. Le canagliate degli altri mi sgomentano sempre, ecco. Beh, muoviti. Cerca di acciuffare i menestri. Ah, è al Madagascar. Ha avuto un incarico dal governo. Vende la terra agli indigeni. Ma è possibile che non si possa trovare un onesto uomo qualunque? Ma la villa? Bruciato coi tabacchi. E Faubert? Ah, Faubert. Bravo ragazzo, sarebbe l'ideale. E allora? In galera. Da quando? Dalle case coloniche in Marocco. Ma io lo credevo un affare onesto. Ma lo era un affare onesto, per quello non aveva preso precauzioni. È un affare delicato, la scelta del prestanome. Deve essere tanto disonesto da servirti e tanto onesto da non derubarti, questo è il punto. Oppure un ingenuo, uno che faccia onestamente degli affari disonesti, senza saperlo. Sì, una parola. Se trovassi qualcuno
Quanto gli daresti? Hai un'idea? Forse. Per le autospazzatrici potrei arrivare fino a 50.000 franchi. E per l'agenzia? 10%. Se accettasse per meno, la differenza è per me? Fuori l'idea. Topaz, il professore di Gastone, che ne dici? Come sai che ci starebbe? Credo di piacergli molto. Innamorato. Ne sei sicura? Potrei sbagliarmi sull'uomo che ammassi, ma non sbaglio mai su un imbecille che non amo. Gli faccio firmare quello che voglio, ad occhi chiusi. E quando li aprirà? Sarà troppo tardi. Sarà nell'ingranaggio. Lo calmerò io. Faccia venire il professore. Ma sei proprio sicura che non ci sia un po' di sadismo? Caro amico, permetta che le presenti il professor Alberto Topaz, di cui parlavamo. L'avvocato Paolo di Castelvenac, un amico. Ho parlato del suo caso al signor Castelvenac. La signorina è troppo buona. Credo di poter fare qualcosa per lei, caro professore. La signora mi dice che lei è un uomo di valore. Oh, addirittura. Prego, sieda, professore. S'accomodi. Dopo di te. Lei ci tiene molto a rimanere nell'insegnamento, professore? Rimanere nell'insegnamento? Sì, signorina. Perché? Perché è una professione dignitosa, poco faticosa e abbastanza redditizia. Abbastanza redditizia, benissimo. Conta di guadagnare molto con le lezioni private? Ancora non lo so bene, ma conosco dei miei colleghi che arrivano anche a 1.200 franchi. A settimana? Al mese. Al mese? Sì, è vero che un professore ha delle spese di vestiario, ma quando si arriva a 1.200 franchi... Evidentemente qualcosa. Quest'argomento del reddito è un po' volgare, ma ha la sua importanza, perché il denaro non fa la felicità, ma è sempre bene averlo. Siamo tutti d'accordo. E credo che l'offerta... Ti accomoda. Che l'offerta del signor Castelvenac potrebbe permetterle di guadagnare... Di più. Non molto di più, ma qualcosa. Io mi occupo di aste, forniture, penso che potrei offrirle uno stipendio base e un premio per ogni affare concluso. Io penso che lei potrebbe contare sulla media di 2.500 franchi. Al mese? Sì. Per me? Certo. Per dare lezioni di che cosa? Non si tratta di lezioni. No, si tratta di mansioni. Mansioni? Sì, da svolgere nella mia organizzazione, non difficili, ma delicate. Mansioni. E la signorina ritiene che io sarei capace di adempierle? Oh, ma perché no? Può contare anche sul mio aiuto. Lei ha famiglia, professore? No, ahimè no, sono solo, completamente solo. Benissimo, perfetto. Doloroso, certo, ma è un fatto, sa? E mi dica, professore, lei avrà certamente rapporti amichevoli, relazioni? No, no. No? No, ho i miei colleghi del collegio Mush. A volte vado a trovare un mio compagno di reggimento che attualmente fa il cameriere al... Oh, lei merita di più. Scusi, cara. Sì? Lei dovrebbe abitare qui, per cominciare. Qui? Sì, gli uffici si trovano nell'immobile accanto e il suo alloggio è sotto gli uffici stessi. Le pare una difficoltà? Oh, no. E queste mansioni che dovrei compiere, di che natura sarebbero?
Ecco, mio caro Topaz, mi permette di chiamarla così. Ma prego. Io ho intenzione di aprire una nuova agenzia d'affari. Sì? Siccome ho bisogno di un uomo di fiducia e di valore, sì, ho cercato lei. Non è facile, sa, al tempo d'oggi. Ecco, l'agenzia sarà intestata a lei, che ne sarà perciò il vero direttore. Che ne dico, signor Topaz? Che ne dico? Dico che il direttore vi dice. Appunto. E io sono un professore, signorina. Signor Topaz, appunto, lei è un professore. Un professore vuol dire che è fuori dalla sua aula. Ma via, caro amico, via, andiamo. Si tratta di dettare. Appunto, dettare. Sì, dettare la corrispondenza da filografi. Ma in quanto questo controllare la loro ortografia. All'ortografia è meglio. Saprà firmare, no? Certo che so firmare. Non dico di avere una bella firma, ma è difficilmente imitabile. Molti miei allievi ci hanno provato, ma nessuno mai ci è riuscito. Bravo. Firmerà invece mia. È tutto. Cosa ne pensa della tua? Cosa ne penso? Penso che è una fortuna. Per me è una fortuna. La devo a lei, signorina. Permettono. Ha con lei dei documenti personali? Sì, combinazione, ecco. Oh, straordinario! È il cielo che la manda. No, no, è il signor Musch, me li ha restituiti stamattina licenziato. Perfetto, non manca niente. No. Allora si potrebbe cominciare subito. Sì. Ma come, così su due piedi? Sì, ma non ti sembra un po' troppo precipitato? Non si pregiudica niente. Non si pregiudica niente, assolutamente. Non dico che io riuscirò subito, ma fatemi provare. Va bene. Si tratta della meccanizzazione della nettezza urbana. Meccanizzazione. Autospazzatrici. La tecnica al servizio dell'uomo. Ecco. A lei. Pagata all'ordine di Alberto Topaz, la somma globale di franchi 5.200. Perché? La commissione sull'affare è un mese d'anticipo. 5.200 franchi per me. Santi numi. Sarebbe come dire 346 lezioni a 15 franchi l'una. Gli affari. E che c'è? La vedo perplesso. No, io ho troppe esperienze nella vita per non sapere che non si offrono funzioni così ben pagate ad un uomo incapace di adempierle. No, caro amico. Ma qui si tratta soltanto di... Qui mi si nasconde qualcosa. La vostra benevolenza nasconde qualcosa. Io ho capito che cosa. Confesso che sono io a non capire. Ma è chiaro che questa storia dell'agenzia delle autospazzatrici non è che un sistema mascherato per farmi della carità. No, signore, no. No. Ma caro professore! Ma cosa va bene? Non mi farete permettere una cosa simile! Guardi, io le do la mia parola d'onore che la sua firma sotto questi documenti è essenziale per me. La sua parola d'onore? E sono così emozionata! E tutto così dinamico, sì. così moderno, questo modo di intenderci! Moderno. Firmi, caro professore, firmi! E scriva sotto il suo nome, agente d'affari. Firmi, professore. Firmi. Signor Benac, signorina Courtois, è con emozione profonda e con definitiva gratitudine che io appongo la mia firma. Ma caro signore, in affari spesso è utile fare il finto tonto, ma lei esagera. Mi stupisce sentirmi dare del finto tonto da una persona che conosco appena. La pregherei di interrompere questo colloquio, signor de Berville. Non la consiglio, Topaz, di assumere questo tono di dignità offesa con uno che la vedrà un giorno o l'altro in tribunale. Che cosa? In tribunale? Non sarò io a denunciarla, certo, ma c'è qualcuno che sta mangiando la foglia. L'avverto. Lei sta parlando di questo affare delle autospazzatrici come se non fosse rigorosamente onesto. Le ordino di spiegarsi. Di
di tutte le truffe che Castelbenac ha imbastito, questa delle autospazzatrici è la più pericolosa. Delle prove? Mi dia delle prove. D'accordo. A patto che lei non faccia mai, in nessun caso, il mio nome. Se le sue informazioni sono esatte, le prometto il silenzio. Ah, tutto perfetto, neanche una piega. Sono felice che ci siamo liberati di quel farabutto di De Berville. Ha chiesto di me poco fa. Ah, si è rifatto vivo, di già. E dov'è il tuo protetto? Credo stia facendo una ricognizione negli uffici. È proprio il tipo che ci voleva. La vera marmotta. Adulatore. Accompagno, De Berville. Volevo dire che malgrado certi miei contatti non arriveremo mai. Signorina Courtois! Che c'è? Lei sa chi è Castelbenac? Ma certo, che domanda strana. No, non è strana, perché lei certo non sa quello che ho scoperto io. Quest'uomo, che lei onora della sua amicizia, che gode della sua stima, quest'uomo è un disonesto. Ma signor Topaz! Castelbenac è un prevaricatore, perciò è giusto e necessario che quest'uomo sia condotto in prigione e ho l'onore di salutarla. Dove va? Dal procuratore della Repubblica. Oh, no, no, un momento, Topaz, un momento! Topaz, vuole rovinarmi. Lei? Lei, complice di quel furfante? Oh no, non complice, vittima. Dei santissimi. Venga, le dirò tutto, dopo giudicherà. Castelbenac mi ha conosciuta da bambina. Era il consigliere finanziario della famiglia. Quando sono rimasta sola al mondo, gli ho affidato il mio patrimonio. In che mani, gran Dio? Oh, non sapevo. Ogni tanto mi faceva firmare delle carte. Sarebbe stato meglio tagliarsi la mano destra. Ho firmato senza sapere, come ha fatto lei poco fa. Proprio come me, come me. Quando ho capito, era troppo tardi. Ecco, eccoli, eccoli. I drammi segreti del gran mondo. Ma tuttavia, è stata proprio lei a gettarmi nei suoi artigli. Perché? Non ha capito. No. Cosa può fare una donna sola al mondo che si trova nelle mani di un uomo terribile? Piangere e cercare un appoggio. E ha scelto me? Ma perché? Non lo so, non lo so. Ma sì che lo sa, lo dica, lo dica. Bene, la prima volta che l'ho vista, subito sono rimasta colpita dal suo viso energico e buono. Mi sono detta, non è come gli altri. Potrò diventare un amico vero, sicuro, che mi protegge. Mi sono sbagliata. No, signora. No. La sua fiducia è ben riposta. Ma che cosa posso fare per lei? Intanto silenzio. Se parla sono rovinata, disonorata, perduta. Sì, sì. Tacerò. E poi, restarmi vicino. Ho bisogno di lei, Alberto. Oh, grazie. Sì, signora. Grazie. Sì. Grazie. Ora bisogna conquistarsi la fiducia del nostro comune nemico Castelbenac. Ma come? Scopro un furfante e devo diventarne il complice? Sì, se vuole salvare me. Qual bivio! Qual conflitto di doveri. Degno di una tragedia greca, siamo Eschilo, a Eschilo siamo. Chi è Eschilo? Non metta in mezzo altra gente, per l'amor di Dio. No, cara.
Io la salverò. Oh, grazie. Grazie, Alberto. Grazie, grazie. Grazie. Alberto, grazie, grazie. Bisogna dargli subito una prova smaccata della nostra fiducia. Già, ma quale, quale? Cioè, quale? Io gli stringo la mano appena lo vedo. Benissimo. Ecco. Ma non basta. Non basta? No. E allora? Ho un'idea. Vediamo cosa sta preparando. Di che si tratta? Espropriazione di un'area fabbricata comprendente 12 caseggiati per l'allargamento di via Jameau e rivendita del terreno maggiorata al comune. Oh mio Dio! Speculazione edilizia! Oh no! Non lo faccia! Alberto, bisognerà firmare. Ma come, altre firme? Come? Rifiuta già? Allora non vuole salvarmi? No, sì. Io farò tutto quello che le vuole. Oh, grazie. Tutto allora firmi. Firmi? Ecco, lo faccia per me. Tutto quello che lei vuole. Lo faccia per me. Anche qui. Sì. Sì, anche qui. Ancora. 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 Chi è? La datilografa. Ci sono di là due signori che vorrebbero parlare con lei, signor direttore. Non ci sono per nessuno. Sono in borghese? Sì, certo. Ah. Non capisco. Non c'è niente da capire, non ci sono. Signor direttore. Cosa c'è? Mi dia qualche cosa da fare, la scongiuro. Non c'è niente da fare. Magari una lettera da copiare. E se vuole poi la strappiamo. È un mese e mezzo che sto qui a far niente. Uno impazzisce. Chi lo dice? Io sono già impazzito. Vada. Signorina, prima di sabato le prometto che le farò copiare qualche cosa. Grazie, signor direttore. Volevo chiederle un altro favore, signor direttore. Cosa c'è? Il signor direttore mi permetterebbe di portare qui il fonografo. Fonografo? Per fare che cosa? Per ascoltare la musica. La musica? La musica è una sana ricreazione dello spirito, ma non credo che il signor Benac approverebbe. Ha già disapprovato le carte da gioco, il domino, i festoni, i pupazzi che avete portato di là. Peccato. Signorina, coraggio. Grazie, signor direttore. Uscito, signore. Che giornale? La coscienza pubblica. Va bene, signor. No, non so se potrà riceverla. No, non credo. No, ecco, sì, no, non si disturbi a venire. Va bene, signore, grazie. La coscienza pubblica. L'occhio era dentro la tomba. E fissava prima. Buongiorno, caro amico. Felice di vederla. Signor... Assolutamente felice. Signor direttore. Ho tentato varie volte di farle visita, ma lei è sempre via. Capisco benissimo, del resto, gli affari. E quali affari? Ma quali affari lo sa anche lei? Ma naturalmente, tutte le mattine, verso le 8, dalla finestra del mio studio, vedo. Emozione squisita. Vedo passare tre autospazzatrici. Seguono tre percorsi paralleli, camminano di conserva, sembrano tre ballerine. E sulle targhette scintilla il suo nome, Sistema Topaz. Ebbene, caro amico, quando passano io saluto. Caro direttore, c'è poco da salutare, c'è poco. Ah, lo so che lei è modesto, ma non può impedirmi di essere fiero di lei. Ieri, in pieno consiglio di disciplina, quando ho annunciato ai suoi colleghi che avevo deciso di offrirle la presidenza,
per la consegna dei premi annuali, hanno accolto la notizia con un applauso. Io, presidente? Certo, farà un discorso magnifico, toccante. No, no, signor direttore, non farò nessun discorso. Non posso accettare. E perché? Perché le devo una spiegazione, ma mi prometta che quanto le dirò rimarrà un segreto per noi. Una confidenza, ma resterà sepolta nel profondo di me. Signor direttore, parola d'onore. Signor direttore, io non sono più un uomo onesto. Io sono il prestanome di un prevaricatore. Magnifico! Come magnifico? E tanto per restare nello scherzo, lei sarebbe l'uomo di paglia di Castelbenac. Precisamente! Ma in una butta di ferro, amico mio, Castelbenac è un uomo d'acciaio. Ma è facile accorgersi che l'autospazzatrice non l'ho inventata io. Qualcuno potrebbe capirlo e dirlo. Ah, sì? E vengono a dirlo a me. Dirò che l'ho vista con i miei occhi tracciare i piani di quelle macchine sulla lavagna della sua aula. Ma ha visto lei? Ne sono certo. Quasi. In ogni caso, potrei sempre testimoniare. No. Guadagna molto, vero? Troppo, troppo. Che bella risposta. Troppo. Lei è un uomo di talento, amico. Ed è per vera amicizia, caro Topaz, che quando lei mi ha chiesto la sua libertà, io non ho neanche tentato di trattenerla. E ora, caro Topaz, mi consenta di parlarle di una cosa che mi sta molto a cuore. Sono padre, Topaz. Padre infelice. La signorina Musch è malata. Colpita da un male che non perdona. Polmoni? No, cuore. Bisognerà farla vedere da uno specialista. Ma lo specialista è lei, Topaz. È lei? Non l'avevo capito. Io, padre cieco, non l'avevo capito. E sta lì, davanti al caminetto, lunghe ore, con lo sguardo perduto. Ma è estate, fa caldo. Appunto, è follia. Dimagrisce. Finché ieri mi ha rivelato tutto. Papà. No, questo no. No, papà. Ernestina è di là in anticamera, no, aspetta con angoscia. Io a suo tempo le avevo chiesto la mano di sua figlia, lei... Mi aveva chiesto la mano di mia figlia? Sì! Ma è concessa, amico mio, concessa! Sapevo che tutto si sarebbe aggiustato. Sono felice. Aggiustato che cosa? Il nostro avvenire. Io non dovrei dire di sì così presto, ma non voglio tenerla in pena. Sì. Signorina Ernestina, io... Ho già detto sì. Signorina Ernestina, non voglio offendersi di quanto le dirò, ma... Ormai puoi dirmi qualunque cosa. Perché è esatto dire che un giorno ho chiesto la sua mano a suo padre. Ha rifiutato. Dopo da allora non ho avuto né il desiderio né l'occasione di ripetere questa domanda. Non capisco. E faccio un piccolo sforzo e capirà. Ettore! Mi chiamo Alberto, mi chiamo... Oh, Alberto, ti prego, lasciami. Siamo soli, non approfittare di me, signorina, ti prego, Ernestina, Alberto, questa commedia prego, è inutile, no. Non sono un idiota. Oh, scusate. No, rimanga. Signorina Ernestina. I miei affari non mi lasciano il tempo di continuare questo colloquio. Lo riprenderemo un altro giorno. Sì, domani a casa tua, dammi le chiavi, ti prego. Vuole riaccompagnare la signorina. Mascalzone. Mascalzone. Amore mio, ma perché vuoi invitare a cena quell'idiota? È simpatico, ma è idiota. Perché è primavera. E poi perché bisogna domesticarlo.
Alla fine dei conti c'è molto utile quel simpatico idiota. Buonasera, caro Topaz. Come sta? Come si può stare, signorina? Dove c'è stasera? In camera mia. Oh, compagnia galante. No, solitudine e riflessione. Allora venga con me. Con lei? Sì. Naturalmente ci sarà anche Castelbenac, una pazienza. Preferirei non venire. Andiamo, Topaz. Cosa c'è? Non riesce ad abituarsi? No. Ci sono delle cose alle quali non ci si abitua. Andiamo. Io le sono amica, lo sa. Ah, certo. Certo. Allora, cosa c'è? C'è che so tutto. Tutto. Sono 92 giorni che sto in questa casa, ma soltanto oggi ho scoperto che... lei mi sta prendendo in giro. Se continua così, finirò col prendere in giro davvero. Poco fa ho ascoltato una conversazione spaventosa. Spaventosa? Sì, nauseante, almeno per quello che mi riguarda. Una conversazione in cui un certo simpatico idiota ero io. Quanto all'espressione amore mio, mi ha illuminato sufficientemente sulla sua natura dei rapporti con quell'uomo. Non l'aveva capito? Allora meritava proprio che glielo si nasconda. Nascondesse imperfetto. È tutto così imperfetto in questo mondo. Bisogna prenderlo con me. Lei è l'amante di quell'uomo. E allora? Non ha niente da dire. Sì, che non bisogna ascoltare alle porte. Ma andiamo, Alberto. Di che cosa mi rimprovera? Di avere un amante? No, di avermi teso una trappola sentimentale. Una trappola patetica. Per farmi accettare una situazione che altrimenti io non avrei mai accettato. Ah, no? Mai? Ah, no, mio caro, no! È stato il destino che l'ha portata qui. Tutto sommato ha incassato una media di 40.000 franchi al mese. Di che cosa si lamenta? Per la mia coscienza. Oh, lasci in pace la coscienza. Ma è lei che non lascia in pace me. È lei. Nascosto in questo ufficio. Sembra che l'universo mi assedi. Autospazzatrice sistema Topaz. Il rumore dei motori arriva fin qui al mattino. Io lo sento e mi dice truffatore. Truffatore, 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 truffatore. Ma allora perché rimane qui rinchiuso come un prigioniero? Esca, veda gente, si diverta. No, io sto qui. Rimango qui. Aspetto. Non avrà mica intenzione di denunciarci? Malgrado quello che lei ha fatto di me, non mi resta che una consolazione. Quella di amarla. Quella di amarla. Lei è proprio pazzo, Alberto. Ma alle volte dice delle cose carine. Carine. Sì. Molto. Ma perché ama quell'uomo? Chi? Castelbenac? Non l'ama affatto. Davvero? E non lo ama? Ma allora perché sta con lui? Perché voglio una vita lussuosa. Allora lei è una donna venale. Sì, certo. E se non lo ama, chi ama allora? Nessuno. Non l'ha mai amato. Non so, forse sì. Non ho avuto mai il tempo. Fino a 16 anni ero poverissima. Da allora, ogni volta che ho baciato un uomo, non è mai stato per mio piacere.
Mi domando perché le dico queste cose. Forse perché prova della... della simpatia per me. Ma sì, me l'ho già detto, è vero. Ma questa simpatia non... No, non è amore. Non è amore. E anche se fosse, non mi lascerei andare. Ma perché? Perché? Perché lei è un uomo timido, debole, ingenuo. Io ho bisogno di un uomo che mi guidi nella vita. Ma se sapesse, invece quanta forza dentro, quanta energia in fondo. No, no, mio caro, no. Lei ha delle visioni. Lei sente parlare le autospazzatrici. Tutto questo è molto bello, forse poetico. Ma non è rassicurante. Prima che lei entrasse qui, io l'amavo in un modo feroce, quasi con odio. E ora, malgrado queste parole che mi tolgono ogni speranza, io le perdono di cuore tutto quanto mi ha fatto. Perdono. Posso insegnarle molte cose importanti. Quali? Come mangiare bene, come vestire, come scegliere una cravatta. Cose molto importanti, Topaz, molto. E adesso venga a cena con noi al club. Venuto in ufficio un certo signor Rebisulé? No, no, non ho visto nessuno. Verrà, lo tratti. Spero non sia un affare troppo difficile per Alberto. No, l'ho scelto facile. E siccome ha sempre quell'aria da funerale, ho scelto anche Gaio. A la guerre come alla guerre, caro Alberto, che tra l'altro deve portare fortuna. Quando la fortuna dovrebbe portare gaiezza. Questo Rebisulé è il padrone della Brasserie Suisse. L'anno scorso i nostri servizi di igiene hanno costruito proprio di fronte alla Brasserie uno di quei piccoli monumenti di zinco che perpetuano la memoria dell'imperatore Vespasiano. Ora, man mano che l'estate avanza e che il sole batte sullo zinco, la terrazza della Brasserie diventa letteralmente inabitabile e la clientela scappa. Rebisulé allora è venuto a trovarmi per chiedermi la soppressione dell'edicola. Logico. Gli ho detto che si rivolgesse al signor Topaz. Quindi verrà. Lei gli dirà che per spostare l'ingombro dovrà versare prima di tutto la somma di 10.000 franchi. Ma con che pretesto posso colorire la cosa? Non c'è niente da colorire. Non c'è niente. Gli chiede 10.000 franchi così. Dopodiché faremo demolire il Vespasiano e lo faremo riedificare davanti al caffè Bertillon. E che dirà Bertillon? Stessa cosa di Rebisulé, altri 10.000 franchi. E così facciamo il giro di tutta la città. Totale 300 biglietti da 1.000. Un affare pagato profumatamente. Profumatamente non mi sembra proprio la parola più adatta. Comunque è pratico e divertente. Non lo trova divertente? Sì, sì, signor consigliere. E rida allora. È proprio necessario che io rida. Mio caro, lascia che ognuno interpreti i monumenti cittadini secondo il proprio umore. Me, no, no, io no, non ci sono. Cosa, senza sapere chi è. No, ma non... Ma è così che lei tiene le relazioni pubbliche? No. Vado, signor consigliere. Ho il piacere di parlare con il signor Topaz? Sì, signore.
In che cosa posso esserle utile? No, in niente, signore. Non sono io che chiedo aiuto a lei, ma io che vengo ad offrirglielo. E mi spiace il luogo e l'ora. Stava facendo colazione. No, no, no. Non importa. Con chi ho l'onore di... Ah, chi sono? Sono un vecchio filosofo che ha la debolezza di interessarsi degli altri. Ma veniamo al fatto. Lei avrà letto, signore, su un foglio pubblico una nota con un'allusione su certi affari da lei recentemente fatti. Ah, sì, sì. Mi è parso infatti che l'appellativo di maestrucolo morto di fame potesse applicarsi a me, per quanto io non sia mai stato licenziato per questioni di moralità, signore. Mai. Nessuno lo mette in dubbio. Sta di fatto però che lei ha fornito alla città le spazzatrici della sistema totale. Sì, signore. Ora, signore, questi veicoli provengono da una nota ditta italiana e lei in questo affare non è, diciamo, che prestanome del signor Castelbenac. Ora, signore, il direttore del giornale, il signor Vernichiel, ha fatto personalmente un'indagine. Una bomba. Uscirà domattina. Ecco il giornale in anteprima. 4 colonne di prove irrefutabili. 4. 500.000 copie per le strade domani mattina. Ma... Con la mia fotografia che... Ma perché questa gente vuole rovinarmi, signor? Dovere perché? Della stampa. Moralità pubblica. Certo. E profitto indebito. Io l'ho avvisata. La ringrazio, signore, del suo nobile gesto, ma non vedo che... Ah, lei non vede? Non vedo. E non ha altro da dirmi? No, signore. Signor Topaz, lei permetterà di chiamarla così familiarmente? Io conosco molto bene il signor Vernichiel, il direttore del giornale. Lei non crede di incaricarmi di una commissione per lui, eh? Eh? Sì, signore. Gli dica che ha ragione e che fa il suo dovere. Signore. Signore, rifletta, l'onore è quello che noi abbiamo di più prezioso. Per l'onore si fa qualsiasi sacrificio. Vernichiel non è un bruto, signore, un'azione sua lo potrebbe commuovere. Su, andiamo, Topaz, caro Topaz, lei sa quello che le rimane da fare. Ma io non oso comprenderla, non... Osi, signore, osi. Lei crede che se io facessi questa azione, il giornale non uscirebbe? Le do la mia parola d'onore che gli si farebbe un funerale di prima classe. Di prima classe? Così, davanti a lei. Ebbene, e vorrei vedere, naturalmente. Subito. Bisogno d'aiuto? Ma questo signore conosce tutti i nostri segreti. Adesso pretende che io mi uccida così davanti a lui. Ma no, signore, io volevo... 25.000. Come, signore? E stia zitto, lei. Oh, benissimo. Vernichiel sa che c'entro anch'io. Sì, signore, ma mi ha incaricato di rivolgermi al signor Topaz. Mm. Non è uno stupido. Pronto, signorina, mi dà Vernichiel della coscienza pubblica. Dica lei, non è la prima volta che lavori in ricatti. Oh, signore, ho preso per un debuttante. Io ho cominciato con Panama. Quelli erano tempi. Oh, sì. Quindi erano tempi tutta gente come il tuo, Panama. Pronto? Buongiorno, caro Vernichiel. Non c'è male, lei? Senta, ho qui da me un venerabile vegliardo che viene da parte sua. Beh, mi sembra un po' troppo caro.
quanto offro, niente. No. Aspetti, amico mio, ho molti documenti e buona memoria io. Lei non ha conosciuto per caso un tipografo? Sì, che fu condannato per estorsione, Malun, gennaio 1897 o 99, non ricordo adesso, quando torno in ufficio controllo. Come? Curioso, no? Ah no! Ma naturalmente, caro Vernichello, un semplice malinteso. E il suo piccolo Vittorio, come sta? L'età in cui sono più carini. Bene, arrivederci, Vernichello, arrivederci. A presto. Ecco fatto. Molto bene, signore. Faccio i miei complimenti. Non mi resta che a ritirarmi. No. Esca rinculando, se no la prendo a calci. Ah, benissimo. Benissimo, signori. Osservi. Voilà. Lo passo, a tavola. Abbiamo lasciato sola una signora. Veramente imperdonabile. È di una sfacciataggine incredibile. Le 4:30, 2 ore di ritardo. Poteva almeno telefonare. Beh, tu potresti anche non aspettare, se credi. Lavora per noi da 1 anno e io sono stata sempre presente ogni volta. Mi credi proprio così sciocca? Come sciocca? Speravi di nascondermi l'affare del Marocco, vero? Ma quale affare del Marocco? Non capisco. Ah, non sai che la tua agenzia sta acquistando una concessione di terreni in Marocco? Prima volta che ne sento parlare, ma chi te l'ha detto? Marescot è qui quasi ogni mattina con un attaché del Ministero delle Colonie. Marescot? Ma sì, il deputato. Non solo sei un avaro, ma anche un ipocrita. Ma ti assicuro che non ne so niente. Ah, non ne sai niente? Allora perché non vuoi che io assista a questa sistemazione di conti con Topaz? Ma è semplicissimo. Topaz da un po' di tempo si prende troppo sul serio. Non vorrei che la tua presenza questa sera fosse negativa, potremmo passare i limiti. Mi dispiacerebbe metterlo alla porta in un modo brusco. Ti fa pena? Forse. Ho paura. Paura? Permettono un secondo. Sono le 4:15. Noi la stiamo aspettando dalle 2. Che è questo, signore? Poi mi faccio sapere anche a proposito. Sì. Allora, lieto di vedervi. Di che cosa si tratta? Del rendiconto del mese di settembre. Siamo al 4 di ottobre. Ah, sì. La signora, lei è grazie e sorriso, mentre i rendiconti sono una cosa aspra. È secca, ecco l'ultimo numero di Vox, se le piace. Ho seguito il suo consiglio, mi sono abbonato. Naturalmente a lei le cifre. Caro Benac, le devo per il mese di settembre la somma globale di 65.347 franchi e 15 centesimi, esatto? Sì, la cifra coincide con la mia. Benissimo. E l'affare del Marocco è compreso? Ah, a proposito, sì. Cos'è questo affare del Marocco? Personale. Come personale? Sì, intendo dire che non la riguarda. Signor Topaz, che cosa intende dire? Sigarette? Ah sì, grazie. Caro Paolo, a lei piacciono le cifre? No? Eccole dei conti. Questa agenzia le ha reso negli ultimi 6 mesi 1.785.000 franchi di utili netti. Ora l'ufficio le costa 10.000 franchi d'affitto al mese, 20.000 franchi d'arredamento, in tutto 30.000 franchi. Confronto un istante queste due cifre, la prego. Non vedo lo scopo di questo confronto. Enorme. Enorme. Questo confronto prova che lei ha fatto un magnifico affare anche se dovessi chiudere oggi. Ma perché dovrei chiudere oggi? Perché io ho l'intenzione di dirigere l'agenzia, per conto mio.
Un cognac? Prego. Prego. Se mi capiterà di trattare qualche affare con lei, le riserverò la commissione del 6%. È tutto. Il nostro amico Topaz è un umorista, l'ho sempre detto. No, in affari io non scherzo mai. Dico, ma si crede proprietario dell'agenzia, lei? Lo sono. L'agenzia porta il mio nome, l'affitto è intestato a me, legalmente io sono in casa mia. Ma questo è semplicemente un furto! Lo racconti al magistrato? È il mascalzone più freddo e più cinico che io abbia mai conosciuto. Adulazione inutile, non attacca. Ma Paolo? Sì? Ma di qualche cosa, caro! Tu passa. C'è un malinteso. Non posso pensare che lei sia capace di una cena simile, Topaz. No, non è possibile. Non ci credo. Ma lei è onesto, Topaz. Io l'ho stimata molto, sa? Sì, molto l'ho stimata. E le ho voluto anche bene, Topaz. Molto bene, sì. Pensare che ora lei mi fa una calagliata del genere per una sporca questione di denaro. No, io ne avrei troppo dolore, ecco, troppo. E anche lei, vero, cara? Facciamo 10%. Vede, mio caro Paolo, io l'ho guardata e ho assistito ai suoi affari e mi sono anche permesso di giudicarla. E lei non è interessante. Sì, è un discreto truffatore, lo ammetto, ma di razza inferiore. I suoi affari non hanno slancio, non hanno mordente, 15 autospazzatrici, 30 tubi di scarico, 6 dozzine di sputtacchiere di smalto, i Vespasiani. Il denominatore comune dei suoi affari è il cattivo odore, chiedo scusa alla signora. Castelbenac, lei non è che un piccolo traffichino. Lei è un gangster, Topaz, eh? Un gangster! Grazie. E questo è tutto quello che trovi da dire? È meglio che stai zitta, tu, sai? Non so se siete d'accordo voi due. Lo sai benissimo che non è vero! Confessa, fate a metà, vero? Pensa quello che vuoi! Io non ho bisogno del tuo permesso per crederlo, è molto tempo che lo so! Anch'io da molto tempo so che sei un mediocre! Non ti ho dato abbastanza denaro in questi 2 anni! Che volgarità! Volgarità! Volgarità la chiama! Era piena di stracci quando l'ho trovata! Se avete intenzione di litigare, fatelo pure fuori di qui. Comunque non le permetto di usare questo tono con una signora, esca. Riderà bene chi riderà l'ultimo. Esca. Avrà presto mie notizie a lei. Non ci tengo. Intanto vado subito dal procuratore della Repubblica. Ci sarà da ridere. Quanto a lei, signora, spero di vederla fra poco per comunicarle le mie decisioni. Sei veramente ridicolo. Signora! Esca! Guardi che potrei abusare della mia forza fisica, sa? Usi. Non sono un facchino. Lo dici tu. Buongiorno, signori. Non tarderà a farle le sue scuse umilissime. Che lei accetterà sorridente per conservare una situazione come la chiamava? Lussuosa? Lei è molto impertinente, mio caro amico. Troppo. Che cosa crede di aver fatto? L'agenzia in sé non vale niente. Rendeva perché dietro la facciata c'era il consigliere municipale Castelbenac. Sì, ma da 3 mesi lavoro per conto mio. Ho conosciuto persone influenti, ho guadagnato molto denaro. Appena l'affare del Marocco renderà... È una cosa seria, Marocco? Serissima. Concessione di 5.000 ettari, società anonima, 500 azioni per me, quale organizzatore promotore. I titoli saranno messi sul mercato il mese venturo. Sì, ci saranno delle bustarelle da pagare, come in tutti gli affari coloniali, ma per il resto l'affare è regolare, legalmente regolare.
Decisamente, lei è molto cambiato. A mio vantaggio? Non certo a mio. Non capisco. Io ero cointeressata in questa agenzia. Spogliando Castelbenac, lei spoglia anche me. Ci deve essere sempre qualcuno che la spogli. Molto, molto mutato. Castelbenac mi dava l'8% sugli affari. Ma io le devo molto. Ho ancora bisogno dei suoi consigli. La credevo un grand'uomo d'affari. Mi manca ancora qualcosa. Che cosa? Il segno evidente del mio successo, una bella donna a fianco. Come va in fretta? Perché, signorina? Io so quello che vale un topaz, perché so come si fabbricano. Perciò vorrei darle un consiglio. È proprio quello che voglio, la sua opinione sulla scelta che Ma se la scelta è già fatta. Sì, appunto. Chi è? Indovini. La conosco? Mm-hmm. Bionda o bruna? Bionda. Piccola? No, alta. Bella? Molto. Molto bella e poi come veste. Il suo amante l'ha piantata da poco e forse lei non aspetta che una mia parola per cadermi fra le braccia. Come sei presuntuoso. Dilla questa parola. Ma così? Subito. Ma certo. Subito. Come vuoi. Passi 2432, la signorina Colette Robillon. Chi è Colette? Sciocco. Cosa speri? Niente. Cosa vuoi che speri uno, come mi hai definito? Un simpatico idiota. Apri gli occhi, guarda la vita, guarda i tuoi contemporanei. Il denaro può tutto, permette tutto, dà tutto. Se voglio una casa moderna, una dentiera invisibile, lodi sui giornali e una bella donna al fianco, posso tenerlo con il merito, il lavoro, l'onestà? No, mai. Devo solo aprire la mia cassaforte e dire quanto. Ho imparato una grande lezione, Tamise. Gli uomini non sono buoni. È ancora soltanto la forza quella che governa il mondo. Basta, sono esaurito. Non posso più vedere. Ragazzi miei, le leggi della morale rispondono forse in astratto ad una verità.
Oggi si può dire che servono soltanto a mettere la gente su una falsa strada, mentre i furbi si dividono la preda. Tamiz. Perché mi guardi così?